Micari suditi e financole sudites senevero. Ma l'Italia di Regina del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, degli altri rami del Commonwealth e di tutto l'universo Oberdan e dintorni, ne vero? Vi parlo da fan di avventure. Sono anche una modesta lettrice di romanzi quando tempo, royalness oblige. Non parlo mai di romanzieri, ma il cuore mi perplume per questo giovine cavaliere che si è deciso di ritemprare cuori financo delle dolci vecchiette come me, con racconti vieppiù d'avventure sublimi e romantici. Il bel tomo racconta di cavalieri e destrieri che tanto mi furono cari, di dame che n'aspettano, ne vero, il cuore impavido che le soccorra. Sua maestà, il libro di cui vuole parlare è quell'altro con quell'uomo che finisce in altri blocchi dimensionali ed è salvato poi dai carabinieri. Allora, si applaudisca tutti, miei cari sudditi e affini, questo giovine baldanzioso che ha pubblicato un libro con un nome cotanto assurdo, Tycob, e avente poi quale sottotitolo, I Murder del Destino. Il giovine in questione, di cui i tecnici vi stanno mostrando sua effigie, mi ritorna in mente il buon capitano Sir Edward John Smith, di cui mi innamorai perdutamente nel lontano 1926. Dicevo, il giovine merita questo caldo e reale applauso. Si applaudisca quindi e si gioisca a tanta impavidia e impavidezza, ne vero? Comunque in finire, leggete tutti questo romanzo. E Dio salvi la regina. Dio salvi i giovani baldanziosi scrittori. Bye now.